Ed eccoci qua, amici miei, come avevo promesso, volevo fare alcune riflessioni a proposito di ebook. Come vi ho detto nella preview, ieri alla Fondazione Portaluppi, nell'ambito di tante manifestazioni che hanno avvolto, coinvolto e talvolta anche stravolto Milano intorno alla lettura con quella bella iniziativa che si chiama eBook City, benissimo, io ho fatto un evento intitolato L'amico dei libri, l'ebook. Beh, perché è l'ora di smetterla. Con questo atteggiamento estremamente provinciale da parte, dimostrato da parte di tutta l'editoria, soprattutto della grande editoria italiana, nei confronti delle opportunità tecnologiche che vengono offerte anche all'editoria. È come se quando Gutenberg propose agli amanuensi la possibilità di stampare quello che prima si scriveva a mano, tutti avessero alzato scudi dicendo: oh no, giammai, soltanto a mano si fanno i libri e si scrivono i libri. Ebbene, rassegnatevi, capre, scusatemi il termine, dell'editoria, le quali avete il timore che la tecnologia possa mutare, chissà, degli orticelli ben costruiti. Certo, qualche cosa deve cambiare. Il più grosso timore, secondo me, l'hanno avuto, gli editori che producono libri per la scuola. Ahimè, se dalla carta stampata e da tutto il business intorno alla carta stampata, sui libri della scuola, sui testi per i vari corsi scolastici, che di anno in anno vengono rinnovati di qualche piccolo particolare in maniera tale da non renderli, diciamo, trasferibili da un figlio all'altro. Certo, ci sono delle situazioni di preoccupazione da parte di qualcuno. E infatti, nella scuola sarebbe molto, molto utile e soprattutto molto utile per il peso che debbono portare i ragazzi andare a scuola con il peso semplicemente di un tablet, anziché con uno zaino, di 3 o 4 chili sulle spalle, perché c'è il vocabolario, perché c'è il libro di storia, il libro sulla storia della... insomma, ci sono tutte queste pesantezze. Se si fosse un paese non provinciale, ma un paese che guarda realisticamente quello che accade intorno, non ci sarebbe assolutamente da preoccuparsi, perché se da una parte un certo tipo di business diminuisce, dall'altra nascono nuove professionalità, nuovi tipi di business, soprattutto si guarda avanti e si cerca di trarre profitto da quello che è la realtà industriale, la realtà operativa che ci viene offerta. Insomma, sugli ebook in Italia sin dall'inizio si sono dette cose, dalle cose più stupide alle cose meno stupide. Ad esempio, la cosa più stupida è la solita storia: ah no, il profumo della carta, io leggo soltanto. Devo sfogliare pagina dopo pagina. Benissimo, poi gratta gratta vai a vedere che quelli che sono tanto legati al profumo della carta sono quelli che leggono pochissimo, oppure sono quelli che hanno nei loro appartamenti delle librerie in cui, diffidate amici, quando entrate in una casa e vedete una libreria con tutti i libri che hanno le copertine di un certo colore messi da una parte, le copertine di un altro colore messe dall'altra, perché in quella casa i libri non sono letti.
artisti. I libri sono semplicemente un oggetto di arredamento. Ma a parte queste battutacce di costume, devo dire che il discorso del profumo della carta, per quanto riguarda la mia Simonelli Editore, io l'ho risolto dall'inizio, perché per la maggior parte degli ebook più interessanti, io offro anche la possibilità, per chi veramente lo desidera, di acquistarne una copia stampata in volume appositamente per lui. Quindi una rarità, io li definisco libri su misura, insomma, un volume che non è considerato un libro formalmente, ma viene considerato l'opzione di lettura su carta e quindi con il profumo della carta, di un ebook. Sono libri veri, amici miei. Libri verissimi in brossura, copertina plastificata lucida, ben stampati, eccetera, che ne posso offrire anche una copia per volta. Naturalmente le offro una copia per volta per chi la desidera. E sono volumi che vanno direttamente dalla Simonelli Editore, dall'editore, e giungono a casa al lettore. E nel prezzo che viene pagato per questi volumi, che sono la versione su carta dell'ebook, è compresa l'IVA, sono comprese le spese di spedizione, tutto. C'è soltanto bisogno di avere la pazienza tra il momento dell'acquisto e la ricezione del volume, avere la pazienza di attendere 15 giorni, perché quel volume che vi arriva è stampato esclusivamente e appositamente per voi. Ieri nel dibattito che abbiamo fatto alla Fondazione Portaluppi, dove sono intervenuti alcuni dei miei amici autori, che sono personaggi di primo piano perché la Simonelli Editore fa gli ebook, apro parentesi, non semplicemente facendo la fotocopia digitale di quello che è già stato pubblicato e si trova nella libreria, ma fa ebook assolutamente originali, dei quali, come ho già detto, se volete averne una copia per la libreria, dovete seguire la strada del libro su misura di cui vi ho appena accennato. Ebbene, ieri abbiamo parlato di tutto e di più. E i personaggi che erano insieme con me, c'era Claudio Pina, che è stato il grande direttore di selezione da Reader's Digest, c'erano Nicoletta Salvatori, la quale ha diretto mensili famosissimi, basta citarne uno, Airone. C'era Luigi Gattinara, il quale è un grande fotografo di still life, ma è anche attualmente il direttore della Triennale di fotografia che è stata appena inaugurata una settimana fa a Venezia e della quale vi ho fatto una cronaca un po' improvvisata con una diretta da Venezia. E poi c'era Paolo Menon, grande graphic designer, grande art director, il quale poi a un certo punto ha voltato pagina senza dimenticare la sua qualità di art director per dedicarsi completamente alla scultura, e raggiungendo dei grandi successi, e poi per dedicarsi anche alla scrittura, è sbocciato come un poeta davvero importante. Poi, che dire, c'era un ci do, sarebbe dovuta essere Sabrina Talarico, ma ahimè un
un lutto in famiglia le ha impedito di essere presente ed è stata sostituita da Graziella Leporati. Sabrina Talarico, presidente del GISTA, del gruppo italiano Stampa Turistica, associazione che, con la quale Simonelli Editore ha intrecciato un accordo per la creazione e la produzione. Si sono usciti già un paio di titoli, a breve ne uscirà il terzo, di una serie di ebook multimediali dedicati al turismo. E Graziella Leporati ha sostituito Sabrina Talarico dicendo delle cose molto importanti e intelligenti sull'argomento. E poi infine c'era Danilo Maggi, giornalista, è stato direttore editoriale di grandi aziende, è stato uno degli autori televisivi di Drive-In. Insomma, abbiamo intrecciato una conversazione nella quale c'era anche, naturalmente, quello che considero il più coraggioso dei narratori italiani, oltre che un grande narratore, che è Alberto Beonio Brocchieri, il quale ha deciso di uscire con un romanzo direttamente in formato ebook. E come si sa, i romanzi, quelli di qualità, non i romanzetti così molto popolari, eccetera, hanno la strada difficile nel momento in cui escono in digitale. Ancora il pubblico non è abituato alla letteratura alta in digitale. Comunque sia, Alberto Beonio Brocchieri però aveva esordito dicendomi prima dell'inizio del dibattito: io mi sono preparato bene per questo incontro. In realtà ha dimostrato di essersi preparato molto bene. Infatti ha sottolineato che l'ebook è una opportunità grandiosa. È come possedere una Ferrari, la quale ha tutti i marchingegni tecnologici e ti offre la potenzialità di grandi performance, però non sapere come sfruttare esattamente tutta questa potenzialità. È vero, ed è questa la strada secondo la quale io sto andando avanti a testa bassa da anni, perché già vedere tutta l'editoria italiana, specialmente la grossa editoria, in cui ci sono editori di grosso livello che non fanno altro che parlare di fotocopie digitali dei libri che hanno stampato, oppure ci sono un po' neofiti editori come Cairo, che è entrato al Corriere della Sera, molto creativo, eccetera, il quale parla di rinascita di RCS e di editoria di libri, però rimane sempre aggrappato. Io spero che invece se ne renda conto ad un'editoria la quale ignora quelle che sono le reali potenzialità che può avere l'editoria digitale. Sì, d'accordo, il Corriere della Sera sta facendo tutta una serie di volumi, sta pubblicando tutta una serie di volumi titillando il collezionismo di chi vuole avere dei volumi da esposizione nella propria casa, anziché avere dei volumi i quali possono essere letti. E poi mi sembra sciocco iniziare una qualsiasi e progettare, programmare una qualsiasi attività editoriale seria ignorando quelle che sono le potenzialità da sfruttare dell'editoria digitale. Come diceva giustamente Alberto Beonio Brocchieri ieri, durante la nostra
nostra conversazione, dibattito, che ahimè ha avuto la durata soltanto di un'ora ed ha impedito di avere un colloquio molto proficuo di fronte ad un pubblico che con nostra felice sorpresa aveva affollato completamente la stanza, la sala della Fondazione Portaluppi. Benissimo, avremo altre occasioni per approfondire con il pubblico questo dialogo. Dicevo, Alberto Beogno Brocchieri ieri diceva una cosa molto semplice, ma che è una prima dimostrazione di quelle che sono le potenzialità degli ebook. La tecnologia che cosa ci consente? Ci consente di fare tutti dei collegamenti nel testo, all'interno del testo, per evitare magari dei link interni al testo che possano permettere di sfruttare appunto una potenzialità che offre soltanto la tecnologia e la tecnologia per l'ebook. Come io sto sperimentando e stanno uscendo tutta una serie di ebook in questo senso, la tecnologia ormai consente di integrare una pagina scritta, oltre che con delle foto, ma anche con degli audio, con dei video, fare degli ebook veri in questo senso, perché non sono che se ne dica veramente degli ebook quelli che sono semplicemente la fotocopia digitale di quanto è stato stampato così, eccetera, la fotocopia di quello che si trova in un libro, ma arricchiscono la lettura, perché dico sì, il ebook può avere ed è giusto che abbia tutti i testi che uno potrebbe trovare anche in un libro che è pronto già nella libreria, ma perché evitare di aggiungere delle cose, come accade ad esempio con i film? Se uno va ad acquistare un film in un dischetto da poter vedere a casa, benissimo, troverà anche il backstage del film, troverà altre informazioni aggiuntive, troverà magari delle scene che non sono poi passate nel montaggio definitivo del film, insomma, troverà tutto un altro materiale informativo che aggiunge notizie a notizie, che arricchisce l'informazione. L'ebook è creta, amici miei. L'ebook è una modalità tecnologica per comunicare nelle maniere e nei limiti di quelle che possono essere le nostre creatività della fantasia. L'ebook è uno strumento grandioso, se interpretato correttamente, per poter raggiungere dal punto di vista culturale dall'Italia tutto il resto del mondo. Io personalmente sono uscito da tutte queste manfrine molto italiane in cui appena hanno scoperto l'esistenza dell'ebook, subito sono sorte delle realtà che hanno tentato di ingabbiare anche il libro digitale in una realtà di distribuzione molto monopolistica. Benissimo, io li ho lasciati fare. Ho guardato fuori, sono andato all'estero e poi sono ritornato in Italia dall'estero. Mi spiego meglio. Essendoci quattro furbetti che hanno creato delle modalità per distribuire i propri ebook soltanto attraverso loro, io ho distribuito i miei ebook innanzitutto attraverso ebooksitalia.com, la piattaforma di Simonelli Editore per gli ebook, ma poi ho provveduto a stabilire degli accordi di distribuzione con tutto il resto del mondo attraverso iTunes, attraverso Amazon, attraverso Google Play, attraverso Ingram Digital, attraverso Overdrive, attraverso tutta una rete di distribuzione internazionale.
E lo sapete qual è la gioia mia personale? E attraverso anche, dimenticavo, Kobo, che tutti questi monopolisti made in Italy si sono poi ritrovati nei loro siti che dovevano essere il loro monopolio della distribuzione, gli ebook, anche gli ebook Simonelli Editore, non perché venivano distribuiti da loro, ma perché avendo loro la necessità di allargare il panorama dell'offerta degli ebook, si sono rivolti all'estero. E allora a me capita di vedere su Internet Bookshop, sulla Mondadori, sulla Feltrinelli, tanti, centinaia dei 990 ebook che per ora fanno parte del catalogo Simonelli Editore, che sono arrivati ugualmente in Italia, bypassando i monopoli distributivi made in Italy, perché vengono dagli Stati Uniti. In ogni modo, perché loro hanno fatto accordi con quelle stesse piattaforme con le quali avevo già fatto degli accordi io. Piattaforme che mi mettono, ahimè, per ora soltanto in lingua italiana, mi rendono visibile in tutto il mondo. E in questo senso sto cavalcando, e ve lo dico in anteprima, ma poi lo diremo meglio in altre occasioni di incontro, sto cavalcando un altro sogno nel sogno, quello di creare il Made in Italy dell'ebook multilingue in tutto il mondo. Beh, detto questo, io mi fermo con questa riflessione, vi do appuntamento a qualche altra manifestazione, ne sto organizzando altre, di confronto sull'ebook e sulle modalità di produzione dell'ebook. Intanto vi ringrazio per l'attenzione. Ho parlato sino ad ora per 21 minuti e 30 secondi. Mi fermo qui. Vi auguro una buona domenica, almeno nello scampolo che rimane della domenica, e vi do appuntamento alla prossima occasione di incontro in diretta online. Arrivederci a tutti, amici.